Grazie. Mi hanno cambiato il microfono, recupererò. Grazie Presidente. Ma io credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che se l'Italia non risolve i gravi problemi della giustizia sarà molto difficile garantire una vera ripresa economica, perché sappiamo tutti molto bene che gli investimenti, soprattutto quelli che provengono dall'estero, sono legati all'efficienza e alla rapidità con cui il nostro sistema giudiziario sarà in grado di dare risposte alla domanda di giustizia. Purtroppo oggi non è così. E nessuna riforma, lo ha riconosciuto anche il ministro Cartabia nella sua audizione della settimana scorsa in Commissione Giustizia, nessuna riforma può risolvere i problemi se non vengono impegnate importanti risorse sia su un piano organizzativo che su un piano umano. Ecco, di questo vi vorrei parlare. In questo piano di risorse per la giustizia ce ne sono troppo poche. È vergognoso che per la giustizia si preveda appena l'1% o poco più dell'intero Recovery Fund. E la cosa che credo oggi dobbiamo affrontare tutti con grande urgenza è la soluzione della situazione della magistratura onoraria. Abbiamo 5.000 professionisti altamente specializzati, formati in anni e anni e anni di lavoro sul campo, e noi li stiamo ancora trattando come fossero i rider della giustizia, senza diritti, senza assistenza, senza previdenza, esposti al rischio di contagio anche durante questa epidemia, senza nessuna tutela, e ancora continuiamo a ignorarli. Credo che questa sia una vergogna del Parlamento, del Governo e dell'intero sistema giudiziario. Questi magistrati che hanno fatto sempre il loro dovere hanno il diritto di essere stabilizzati e hanno il diritto di contribuire con la loro grande capacità professionale alla ripresa economica, rendendo giustizia, aiutando il sistema giudiziario a rendere giustizia per rendere attrattiva l'Italia anche dagli investitori esteri. Un altro tema, il tempo purtroppo scorre veloce, ma un altro tema che è ineludibile e di cui non si fa assolutamente cenno nel piano che oggi, nella proposta che oggi viene presentata, è la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Perché i cittadini, a causa delle vergognose vicende che tutti conosciamo, hanno perso fiducia nella giustizia. Bisogna porre termine alla lottizzazione correntizia, al mercimonio delle più alte cariche della magistratura, provvedendo a una riforma radicale del Consiglio Superiore della Magistratura attraverso una estrazione a sorte, cosiddetta temperata, in modo che chi verrà eletto al Consiglio Superiore della Magistratura non risponda più in alcun modo alle pressioni e ai ricatti delle correnti. E ancora, bisogna porre fine finalmente alle porte girevoli tra politica e magistratura, tra magistratura e politica. Il magistrato che si candida alle elezioni politiche o amministrative, venga eletto o meno, avendo fatto una scelta di parte, non può tornare a svolgere funzioni giurisdizionali. Deve essere collocato fuori ruolo nei ministeri, negli organi costituzionali, nelle ambasciate, non può tornare a rendere giustizia nei tribunali né a svolgere funzioni requirenti, perché i cittadini hanno diritto di avere fiducia nella giustizia e nella imparzialità di chi li deve giudicare.
E ancora, concludo, la invito a concludere. Bisogna mettere mano alla legge che limita in modo vergognoso la responsabilità civile dei magistrati. Anche i magistrati, se sbagliano, devono pagare questi privilegi. In una società democratica e avanzata non possono più essere accettati. Ecco, se il governo avrà il coraggio di affrontare questi temi, Fratelli d'Italia, da opposizione responsabile, da opposizione patriottica, è disposta a collaborare nell'interesse superiore della magistratura. Ma se non avrete questo coraggio, noi saremo sempre qui a denunciarlo e a incalzarvi. Grazie Presidente. Grazie, senatore.